Bentornati a tutti, eccoci qua. Insomma, Daily Law si è fermato quasi per una settimana ormai, perché ci siamo visti praticamente venerdì scorso, se non vado errato, e poi c'è stata una settimana ricca di avvenimenti che ci ha imposto appunto di trattare alcune tematiche in modo specifico e non con quella superficialità che giustamente cercate magari in un telegiornale e non in un approfondimento. Quindi questo è più o meno l'aggiornamento notizie di Libri Oltre le Illusioni. Insieme a me questa sera abbiamo Fabrizio Pellegrini e Simona Ferrero, che saluto e ringrazio per essere qua. E insomma, partiamo con alcune notizie. Visto che le notizie comunque principali le abbiamo trattate in praticamente ogni format, le notizie di settimana scorsa io eviterei di riportarle, anche perché oggi dal punto di vista generale, quindi per la stampa generica, non è successo granché, a mio avviso. Però per quanto riguarda invece la stampa economica, possiamo vedere che ci sono alcune cose interessanti. La prima questione è quella di Alibaba, che apre con un 5,32 su Hong Kong, nonostante quello che è successo su Alibaba. Sappiamo tutti quello che è successo, insomma, questo abuso di posizione che non, ovviamente che non intacca il colosso, quindi c'è stata questa maxi multa. Però comunque il mercato sembrerebbe ancora credere nel progetto. Non si tratta quindi di un bel progetto da seguire, come qualcuno ogni tanto, diciamo, affibbia l'hashtag alcune questioni. Poi un'altra cosa interessante che è successa oggi è quella riguardante la Consob, che ha deciso di stoppare il regime di trasparenza rafforzata. Perché questo? Prima si era stato deciso, diciamo, di mettere un regime di trasparenza rafforzata a causa del Covid e appunto dal 14 aprile torna in vigore la normativa ordinaria e quindi sostanzialmente si torna in una situazione pre-pandemia. Questa è una cosa positiva per il mercato finanziario perché significa che stiamo tornando alla normalità. Lo so, è lontano il momento di tornare alla normalità per quanto riguarda le leggi del nostro Stato e per quanto riguarda le vaccinazioni, per quanto riguarda gli effetti del Covid, però sta di fatto che dal punto di vista finanziario vediamo alcuni movimenti in tal senso, quindi questo non ci può che far essere. Date sia di Libri Oltre le Illusioni che altri approfondimenti. Sembrerebbe che Brunetta voglia mettere un tetto di 150.000 assunzioni l'anno, anzi, diciamo più che un tetto, un minimo, scusatemi, quindi scusatemi, stasera non mi vengono le parole, però sembrerebbe che Brunetta voglia imporre almeno 150.000 assunzioni l'anno. Questa è una cosa positiva o negativa? Boh, lo decideremo, lo deciderete voi ovviamente sulla base di tutto quello che abbiamo detto. La mia personale opinione è che questa roba qua non regge, però è molto, molto, molto distante dalle cifre che ci dicevano appunto 1 milione di assunzioni in 5 anni, molto, molto distante. E quindi niente, queste sono le informazioni per quanto riguarda il mercato economico e finanziario e io passo la parola a Fabrizio che ci parla un po' di geopolitica. Qualche breve spunto sulla geopolitica di oggi o comunque sui fatti principali. C'è stato il primo incontro tra Di Maio e Blinken a Washington e la Farnesina ha diramato una lista di quelli che sono stati i topic trattati in questa riunione. In particolare, anche perché sono messi in ordine, abbiamo i vaccini, che quindi è il discorso che è prominente nell'agenda politica e non solo italiana e americana, la Libia, in cui avete saputo tutti Draghi si è recato la scorsa settimana, che torna proprio alla ribalta dell'agenda estera e geopolitica italiana, e del G20 e del climate change. Sempre rimanendo in America, a Minneapolis continuano gli scontri durante il processo a George Floyd, quindi Black Lives Matter. Infatti, un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia vicino a Minneapolis la scorsa giornata e questo ha innescato nuove tensioni a Minneapolis. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, c'è stato un attacco a un sito di arricchimento nucleare a Natanz in Iran. Ovviamente nessuno si è preso il merito o diciamo la colpa di questo, probabilmente dietro c'è il Mossad e quindi Israele. È 60 anni che Yuri Gagarin, il primo uomo, è uscito dall'atmosfera terrestre. E con questo lascerei a Simona continuare su quanto riguarda il debito
e le prospettive del debito italiano. Simo, sei muta. Ecco, stavo parlando da sola. No, dicevo, ci siamo lasciati 2 settimane fa con la promessa di parlare di conti pubblici ed eccoci qua, anche perché purtroppo da quelli non scappiamo, abbiamo anche qualche novità. Allora, parto da un articolo di Carlo Cottarelli e Giulio Gottardo del 26 marzo 2021, sempre dell'Osservatorio dei Conti Pubblici, quindi chi è interessato può reperirlo lì, come al solito un ottimo articolo, e mette in luce quali saranno i numeri previsti del 2021. Numeri, ahimè, sconfortanti e dall'altro lato, come dire, destinati anche a peggiorare. Alcuni sappiamo già per certo che, per certo è morto, però sappiamo già con molta probabilità purtroppo che peggioreranno. Allora, il primo dato che ci mostrano, i dati che si prendono quando si analizzano i conti pubblici solitamente sono tre, i tre per eccellenza sono la crescita del PIL, il deficit e il debito pubblico. Parlando di crescita del PIL, noi sappiamo che lo scorso anno siamo scesi quasi del 9%, quindi dell'8,9%, diciamo 9 per prenderci il dato più pessimistico, e si stimava a settembre, sapete, no, a settembre la situazione sembrava migliorare, i numeri dei contagi erano decisamente migliori, si era stimato che nel 2021 saremmo cresciuti del 6%. Purtroppo queste stime sono state riviste al ribasso, visto che altro che migliorare, la situazione è nuovamente peggiorata, e potremmo anche crescere fino a un massimo del solo 3,5%. Alcune stime un pochino più ottimistiche ci dicono 4,1%, però comunque sulla perdita dello scorso anno continua, insomma, a rimanere una cifra abbastanza terribile, anche perché appunto non arriveremo neanche minimamente a recuperare la grave perdita dello scorso anno. Per quanto riguarda il deficit ricordiamo essere la differenza tra le entrate e le uscite, dovrebbe essere del 10,2% del PIL, mentre quello dello scorso anno era l'11,1% del PIL, quindi forse facciamo un pochettino meglio dell'anno scorso, ma purtroppo non troppo bene, e questo dato, ahimè, sappiamo benissimo che peggiorerà. Può peggiorare in realtà per due motivi, o perché non cresciamo abbastanza o perché insomma facciamo più scostamenti di bilancio, e mi sa proprio anche questo il caso. Infatti, in valore assoluto, in euro, sono 175 miliardi, di cui 123 erano già previsti dalla classica legge di bilancio. Successivamente è stato votato un primo scostamento di bilancio di 32 miliardi, che era stato già completamente assorbito dal decreto sostegni, e ne sono stati votati altri, mi sembra una ventina di miliardi per Draghi, e ce ne saranno probabilmente, anzi molto probabilmente altri, già la prossima settimana dovrebbero discuterne al Consiglio dei Ministri. Quindi un dato ancora molto incerto, che però insomma l'ordine di grandezza è senz'altro molto importante. Per quanto riguarda il debito pubblico, quindi ovviamente il deficit non sappiamo quant'è, la crescita del PIL neppure, però stando a queste stime appunto di fine marzo, abbiamo che potrebbe sfiorare i 159,6%, che sono in valore assoluto 2.750 miliardi di euro. Quindi insomma un numero decisamente elevato, se pensiamo soprattutto che l'anno scorso erano 155,6 miliardi di euro, quindi un aumento comunque particolarmente importante. C'è da dire però che insomma, un dato particolarmente di rilievo è l'allocazione dei, cioè come è collocato questo debito che faremo. Il debito che faremo è destinato ad essere sempre di più acquistato dalle istituzioni europee, e in particolar modo dalla Banca Centrale Europea con i diversi programmi. Una parte sarà acquistata per coprire i titoli che sono in scadenza e un'altra parte per i titoli che devono ancora essere emessi, nuovi acquisti, ecco. Ci sono poi i fondi che ci arrivano invece dall'Unione Europea, quindi vediamo l'Unione Europea che agisce sia attraverso la Banca Centrale sia attraverso
quello che era il SURE, deve arrivare l'ultima erogazione del programma e ovviamente il famoso i primi arrivi del Next Generation EU. Per quanto riguarda invece che cosa fa lo Stato italiano, quindi come colloca i titoli sul mercato, abbiamo delle novità, queste sono credo proprio di qualche giorno fa, insomma le notizie stanno uscendo in questi giorni, che saranno collocati dei nuovi BTP Futura. E la terza emissione dei BTP Futura, la prima era uscita direi metà giugno dello scorso anno, poi era uscita una seconda emissione a novembre dello scorso anno e adesso abbiamo la terza. BTP Futura sono dei titoli nuovi che sono stati inventati per la pandemia, cioè per coprire le spese della pandemia, e questi qua di aprile però hanno una caratteristica nuova, cioè che hanno una durata di 16 anni, che è una durata quindi non molto breve, però comunque possiamo dire abbastanza a metà tra il breve e il lungo termine. Hanno cedole a tasso fisso crescenti, un doppio premio fedeltà e appunto durano 16 anni e il premio che potrebbero avere, che è una parte consistente, è legata però alla crescita del PIL, fino al 6% insomma di questa crescita del PIL. Ricordo però, sempre in merito al nostro collocamento dei titoli, che direi circa un mesetto fa ormai sono stati messi anche degli altri titoli, però non erano per retail, erano per istituzioni ed erano chiamati BTP Green. È stata anche questa poco discussa, io trovo, dai media, ed è strano perché si parla sempre di green a destra e manca, però. Comunque, sono stati emessi questi titoli solo per banche, quindi per istituzioni in generale e non per retail, però che avevano come scopo, diciamo, come solo scopo, solo, tra virgolette, insomma, è abbastanza generico ancora, però, la copertura di spese già effettuate in determinate voci prespecificate e poi aggiornate annualmente, che riguardano interventi di tipo ecologico. E sappiamo benissimo, insomma, che in Italia ce n'è particolarmente bisogno, soprattutto per quanto riguarda alcuni tipi di interventi strutturali che sono stati necessari. Quindi la caratteristica di questi titoli qua era che erano nuovi, perché noi non avevamo mai avuto dei titoli green, a differenza di altri stati europei, e quindi su questo ci siamo un po' aggiornati, però appunto servono per coprire spese già effettuate, quindi sono dei rifinanziamenti. E direi abbastanza che è tutto. Per quanto riguarda il mondo dei titoli di Stato e dei nuovi titoli. Vorrei farti alcune domande. Allora, secondo te, fino a quando può essere sostenibile questo tipo di debito? Perché ormai, appunto, sta schizzando alle stelle. Avevamo già problemi pre-pandemia a rifinanziare il debito e a pagare quelli che sono gli interessi. Il famoso effetto snowball, cioè gli interessi mangiavano tutto il nostro avanzo primario e mangiavano anche oltre. Pensi che sia sostenibile questa quantità di debito? Allora, io credo assolutamente di no, ma soprattutto perché questo debito non mi sembra sia fatto, come dire, per degli investimenti. Tutto quello che abbiamo fatto adesso è sostanzialmente per cose che non è che ci frutteranno, non è che ci garantiscono non è che lavorano su una crescita futura, mi sembra tutt'altro. E quindi la difficoltà alla fine a pagarlo è poi quella. Da un lato abbiamo il calo demografico, perché è anche stato uno dei dati usciti abbastanza recentemente dall'aggiornamento dell'Istat. Dall'altro lato, gli interessi molto alti in realtà no, perché per la qualità del nostro debito abbiamo comunque degli interessi bassi, però anche con i premi e tutto quanto, insomma, comunque la cifra è importante e sarà poi un problema, anche perché quella crescita che vediamo adesso, il 3%, che se da un lato diciamo, beh, il 3% però forse non è male, però dobbiamo considerare che sulla perdita dello scorso anno, che era quasi del 9%, quindi è malissimo. E quindi se non si cresce alla fine rimarrà effettivamente un problema. Io mi ricordo l'anno scorso, a giugno, che c'era stata questa emissione di BTP Futura e un'emissione di BTP Italia, ma tipo a distanza di un mese, credo, forse pure di meno.
E mi ero arrabbiata tantissimo, arrabbiata tra virgolette, però mi aveva dato molto fastidio perché era lo stesso periodo in cui stavamo tra virgolette sputando sopra il MES e vedere rifiutato uno strumento che, insomma, è vero che magari aveva delle condizioni, però quelle del mercato sono sicuramente molte di più e sono anche molte di più gli interessi che stavamo pagando su questi titoli con anche dei premi fedeltà che al contrario il MES non aveva e quindi era stato veramente... Quindi è un momento che ha fatto riflettere. Più che comprensibile, Simona, anche perché purtroppo c'è la vulgata politica che a effettuare deficit normalmente non si abbia alcun tipo di condizionalità, quando sono in realtà i mercati che condizionano come va il tuo debito e come lo allochi e se lo compri. Quindi non puoi essere sovrano a casa tua quando devi andare a chiedere soldi fuori dall'Italia. Sì, oltretutto perché senza condizioni io penso ci sia solo Babbo Natale o non lo so, soldi piovuti magicamente, un dono di chissà quale divinità, perché altrimenti delle condizioni ci sono sempre. E, il problema è che le condizioni, più aumentiamo il debito, più le condizioni diventeranno tante, che siano note o che non siano note, comunque insomma, più il debito rimane pesante, più le condizioni sono. Quello che possiamo ringraziare è che diciamo sì, ma non so nel lungo periodo se sarà sana questa cosa o no, però comunque il fatto che anche nell'articolo di Cottarelli mi sembra ci fosse proprio un bel grafico in cui faceva vedere che una percentuale sempre maggiore del nostro debito veniva assorbita dalla Banca Centrale Europea e quindi questo da un lato ci agevola, dall'altro lato non so appunto quanto sia sano poi a lungo andare avere tutti questi titoli in pancia della BCE, però al momento è una salvezza. Sì, come dicevi, oltretutto è stato deficit, diciamo, speso per la pace sociale, quindi per garantire ad attività che giustamente non hanno avuto reddito, che hanno avuto cali importanti di reddito, di fatturato in questo anno e mezzo di pandemia, di sopravvivere. Quindi sì, sono stati necessari per garantire alla gente di poter vivere anche quest'anno, anno e mezzo, però appunto, come dicevi te, non è che sono destinati a investimenti che possono generare un alto moltiplicatore. Quello che volevo chiederti invece, Simona, che mi è poco chiaro, è perché ritieni così importante l'emissione dei bond green? No, io in realtà non la ritengo particolarmente importante, nel senso, cioè secondo me era importante dare la notizia, perché anche adesso di BTP futuro non mi sembra se ne stia parlando abbastanza, è invece una notizia molto importante perché si sta dicendo ai cittadini e stiamo facendo debito, perché altrimenti si parla dei fondi che arrivano dall'Unione Europea e noi che andiamo a sbattere i pugni all'Unione Europea che vogliamo dei fondi, però non si parla del debito che noi facciamo sempre. Che ricordiamo che io vi ho parlato delle emissioni straordinarie, ad esempio i BTP futuro appunto sono dei titoli nuovi, i BTP green sono dei titoli nuovi, nuovissimi. Anche le emissioni di BTP Italia che abbiamo fatto a giugno non sono nuovi, però sono un po' speciali, insomma, destinati ad alcune situazioni particolari. Però noi comunque per il resto emettiamo debito costantemente, rinnoviamo debito costantemente, e questa è una cosa che viene tenuto all'oscuro, non se ne parla, io non credo di averne sentito parlare al TC o visto cose su Facebook per dire, quindi la grande massa non è al corrente di tutto questo, quindi poi quando vai a dirgli guarda che quello delle condizionalità, non si pensa che anche le alternative hanno delle condizionalità. Certo. E quindi per questo secondo me era una notizia particolarmente importante. Poi, come dire, la fonte di finanziamento alla fine è importante sì, ma per la crescita serve come li investi questi soldi. E i BTP green in particolare servono per rifinanziare spese già fatte, quindi di fatto che siano green o che non siano green non ci cambia niente, ci servivano soldi e li abbiamo presi in un modo o nell'altro. Però speriamo magari che qualche investitore interessato, ormai va di moda essere green, acquisti questi titoli. Diciamo che è quasi un'operazione di marketing, no? Per vendere meglio il nostro debito. Sì, infatti, perché qua da noi spesso c'è l'idea che più si spende, più si cresce, mentre in realtà abbiamo dimostrato negli ultimi 30 anni, credo, che fare deficit pubblico non spinge per niente la crescita, o comunque in maniera molto limitata. Un'altra cosa di cui si parla molto poco è la durata dei nostri titoli di debito, cioè
è importante l'allocazione dove sono allocate, ma anche la durata temporale. Ovviamente più i titoli sono a breve termine, più sei soggetto a doverli rifinanziare, quindi riemettere molto spesso, magari anche in situazioni di turbolenza del mercato, che quindi si trovano, ci troveremo in difficoltà eventualmente o a dover pagare degli interessi più alti, no? Simona? Sì, esattamente. Infatti la cosa strana di questi BTP anche futura è che erano 16 anni, che da un lato è un bene perché sono un po' più lunghi di altri che vengono messi spesso, che sono tipo 5-10 anni, dall'altro lato 16 anni mi fa un po' strano, non so, così appena l'ho sentito, mi è incuriosito questo 16, però comunque già una durata un pochettino più lunga. In realtà, ecco, i green mi sembra siano 2040 o 2045 forse che scadono. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra proprio così che siano un po' più lunghi, insomma, comunque. Quindi quello è un bene, diciamo che sì. Li abbiamo molti corti e infatti spesso faccio il paragone, forse l'ho già anche detto in qualcuna di queste occasioni, però faccio il paragone con i titoli greci e dico effettivamente la Grecia adesso sta messa un po' meglio di noi perché ha molto debito lungo, quindi insomma anche possibilità di migliorare un po' anche le proprie condizioni, invece noi siamo qua sempre un cane che si morde la coda alla fine. Con questa spada di Damocle sulla testa. Se non ha niente da aggiungere, Simona, cambierei argomento. Allora, cambiamo argomento e cambiamo continente. Alabama, sud degli Stati Uniti. Bessemer, stabilimento di Amazon. C'è stato un importante referendum sindacale all'interno di questo stabilimento di Amazon che ha 6.000 dipendenti, in gran parte afroamericani, circa l'85%. Questo referendum era per istituire un sindacato all'interno dello stabilimento di Amazon. Dei 6.000 dipendenti, il 55% ha votato no. 1.798 no, 738 sì, su 6.000 dipendenti. Scusatemi. Questi sono i risultati del voto. È stato un voto molto importante per una questione più che altro simbolica. Si sono spesi per questo voto importanti nomi dei democratici americani, tra cui il presidente Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, quindi tutti i nomi più importanti liberal. Era importante perché? Perché all'interno dell'agenda democratica, all'interno dell'agenda democratica degli Stati Uniti, c'è il ritorno di una forte presenza sindacale all'interno delle fabbriche. Spieghiamo un attimino come funziona, perché il modello sindacale americano è completamente diverso da quello americano. Mentre in Italia si ragiona per categorie, quindi c'è la categoria dei metalmeccanici e te puoi iscriverti alla CGIL, alla CISL, alla UIL, al sindacato che preferisci, indipendentemente dal sito produttivo in cui lavori, dall'azienda per cui lavori, da chi è il tuo datore di lavoro. Negli Stati Uniti invece funziona all'inverso, quindi il sindacato funziona per unità lavorative. Quindi anche Amazon, non è che il referendum valeva per tutti gli stabilimenti o per tutti i siti produttivi Amazon, ma valeva solo per quello. Quindi ogni stabilimento produttivo deve innanzitutto fare richiesta, il 30% dei lavoratori devono fare richiesta di istituire un sindacato in quello stabilimento. Una volta che hanno fatto richiesta, c'è la possibilità di indire questo referendum in cui ovviamente devono vincere sì. Quindi può essere che negli stabilimenti Amazon uno magari in California abbia il sindacato e uno in Alabama no. Era importante perché era molto simbolico e si sono spesi molto. Questo perché? Perché innanzitutto Amazon è stata accusata negli anni di imporre dei ritmi di lavoro molto impegnativi, addirittura c'era articoli di giornale in cui si raccontava di gente costretta a fare la pipì in una bottiglietta per non perdere tempo e non assentarsi dal posto di lavoro. Inoltre sono molto controllati tecnologicamente in modo che i processi produttivi, i ritmi produttivi seguano dei flow costanti e quindi questo ovviamente può provocare dei problemi ai lavoratori che non hanno sufficiente tempo per dedicarsi alla loro attività e non hanno sufficiente tempo per rilassarsi, anche delle pause che sono in Italia quantomeno obbligatorie per legge. Nonostante questo, il no ha prevalso e ci si chiedeva il perché di questo no che abbia prevalso. Innanzitutto c'è un discorso economico. Iscriversi al sindacato, se
avesse vinto il sì, è obbligatorio per tutti i dipendenti. E iscriversi al sindacato in Alabama sarebbe costato intorno ai $500 all'anno, quindi una cifra non indifferente. Aggiungiamo che in Alabama comunque Amazon paga i dipendenti circa $15 l'ora, che è il doppio del salario minimo dell'Alabama. Sì, se posso interromperti, credo sia a livello proprio di tutti gli Stati Uniti, che sono $15 l'ora. $15 l'ora. In Alabama, che non è la California, che non è la Silicon Valley e non è nemmeno New York, $15 all'ora sono un buon salario, soprattutto rispetto ad altri tipi di lavori, che magari non sono in così grandi aziende, ma sono pagati decisamente meno. L'altro grande discorso è che comunque negli Stati Uniti c'è stata una graduale perdita di credibilità del sindacato. Dagli anni 80 ad oggi la percentuale di sindacalizzazione media dei lavoratori nelle fabbriche americane è scesa dal 20% a più o meno il 10% attuale. Questo perché? Perché innanzitutto stiamo vivendo o hanno vissuto negli Stati Uniti un periodo di grossa crescita economica in cui i salari hanno seguito, anche se non completamente, il crescere dell'economia. In secondo luogo, perché i sindacati hanno avuto una storia di scandali, di collusione con la mafia, di interessi non allineati con quelli dei lavoratori. E questa perdita di credibilità tuttora si sente ancora nell'immagine che hanno le trade union in America. Se qualcuno di voi l'ha visto, è molto bello da vedere, c'è cioè su Netflix, The Irishman, che parla, ambientato dagli anni 50 agli anni 80, che parla appunto di queste storie del sindacato, delle trade union, dei trasportatori, che sono strettamente correlate con la mafia. Simona, vuoi aggiungere qualcosa? Ma in realtà, no, cioè sulla vicenda non ho nulla da aggiungere, faccio un po' l'avvocato del diavolo, anzi in realtà non io, faccio le voci di alcune testate giornalistiche che fanno l'avvocato del diavolo, forse, insomma, che dicono cose vere, chi lo sa, il fatto che parrebbe, secondo alcuni appunto, parrebbe che questo voto contrario fosse spinto, calorosamente invitato, nessuno si esprime bene sulle modalità, comunque dalla stessa Amazon. In realtà io non lo so perché, o meglio, mi viene difficile valutare personalmente se è possibile o meno, perché appunto perché con il tempo i sindacati sono spesso stati corrotti, tra virgolette, in realtà fa parte un po' del loro mestiere, no? Contrattare, e sono spesso scesi a contrattazioni, quindi alla fine molto spesso conveniva sia al sindacato che all'azienda, e quindi insomma non... cioè era più un'unione sindacato-azienda versus lavoratori che non il contrario. Questo proprio per, come dire, per notizia storica, ecco. Certo, comunque i sindacati hanno fatto ricorso contro questo voto, e vedremo se il loro ricorso sarà accolto e quindi si tornerà a votare oppure no. Senza dubbio bisogna dire che comunque già soltanto il fatto di aver minacciato, fra virgolette, la nascita di un'associazione sindacale negli stabilimenti Amazon ha aumentato il potere contrattuale dei dipendenti e quindi ha favorito comunque un salario all'ora che appunto è dignitoso, e ha anche aumentato, ricordiamo che Amazon ha un'ottima copertura sanitaria per i suoi dipendenti, e quindi anche soltanto la minaccia, diciamo, di sindacalizzare gli stabilimenti ha aumentato il potere contrattuale dei lavoratori, quindi gli ha garantito uno stipendio migliore e dei benefit maggiori. Hanno fatto ricorso sulla base della coercizione secondo loro esercitata da Amazon, che sembra che avesse affisso dei manifesti pubblicitari per il no perfino nei bagni. Questo io non so se sia vero, la vulgata dei sindacali. Bisogna dire appunto che sia Bernie Sanders che Elizabeth Warren si sono proprio recati in Alabama, e anche Biden ne ha parlato più volte. Quindi
diciamo che da una parte possiamo aver avuto la potenza di fuoco dell'azienda che può avere intimorito i dipendenti, dall'altra parte anche una certa vulgata, comunque una certa politica che è quella democratica che ha spinto tanto per questo referendum. E, Simona, io vorrei parlare un po' di Turchia, se hai voglia, se non hai niente da aggiungere sulla situazione di Amazon. Di Turchia si è parlato molto in questa ultima settimana per tre motivi. Uno è il famoso Sofagate, cioè la von der Leyen che si è trovata improvvisamente senza alcun tipo di sedia di fronte a Erdogan, e di tutto quello che si è parlato relativamente sia al discorso della scarsa considerazione del sesso femminile o comunque dell'Unione Europea da parte di Erdogan, sia per quello che comporta un'umiliazione, diciamo, comunque per quanto riguarda l'etichetta diplomatica, uno sgarbo di questo tipo nei confronti della comunità europea. Si è parlato di Turchia anche per altri due motivi. In seguito a questo Sofagate, Draghi in conferenza stampa ha detto che fondamentalmente Erdogan è un dittatore. Anche qui ovviamente è andato un po' oltre quella che è l'etichetta diplomatica che di solito si utilizza, e questo ha provocato delle ripercussioni sentite da parte della Turchia con il governo turco che ha richiamato l'ambasciatore italiano ad Ankara per consultazioni. Oltre a questo sembra che siano stati bloccati due contratti, uno per la fornitura di componenti da parte di Augusta Westland, quindi di Leonardo, per alcuni elicotteri di attacco turchi, i T-129, e per un impianto di rigassificazione di Ansaldo. Sembra che le prime notizie che in seguito, diciamo, come risposta alle parole di Draghi, siano stati bloccati questi due contratti. Il terzo motivo, sempre per rimanere in Turchia, è sempre perché la Turchia rimane comunque uno degli agenti politici più influenti del Mediterraneo, è stata l'arresto di 10 ex ammiragli della Marina turca da parte della magistratura turca. Questo perché? Torniamo un attimo indietro. Una delle opere più folli e più incredibili che vuole portare a casa Erdogan è la creazione del canale di Istanbul. Allora, se avete presente la geografia della Turchia, sapete che controlla due canali, che sono i Dardanelli e il Bosforo, che mettono in collegamento il Mar Mediterraneo con il Mar Nero. Questi due canali sono regolati da una convenzione che si chiama Convenzione di Montreux, dal nome della cittadina svizzera, in cui nel 1936 si è stipulato un accordo sul passaggio delle navi dal Mediterraneo al Mar Nero. Questo perché è importante? Perché il Mar Nero, ovviamente, la Convenzione di Montreux limita l'accesso delle navi militari nel Mar Nero a delle determinate clausole. In particolare, innanzitutto devono essere dichiarate 8 giorni alla Turchia prima del passaggio, devono essere dichiarate che quella nave passerà di lì. Inoltre possono rimanere, se non appartengono a nessuno dei paesi rivieraschi, per un massimo di 21 giorni nel Mar Nero, terminati i quali devono uscire dal Mar Nero, quindi non possono stazionare più a lungo. Questo ovviamente è un vantaggio molto grosso per i paesi rivieraschi, in particolare per la Russia, che considera quasi il Mar Nero il suo accesso al Mediterraneo, e il fatto che navi, ad esempio americane, non possono stazionare a lungo nel Mar Nero, ovviamente favorisce il controllo di quella. Cosa cambierebbe con questo Istanbul Canal? Questo Istanbul Canal in pratica non rientrerebbe, secondo Erdogan, nella Convenzione di Montreux. Quindi permetterebbe, se utilizzato per passare attraverso gli stretti a delle navi americane, di stazionare nel Mar Nero quanto ne avessero voglia, magari anche con una base d'appoggio, che ne so, in Romania. Ovviamente, da un punto di vista geopolitico, questo non starà molto bene ai russi. Questa è stata ovviamente il motivo che ha spinto questi 100 ex ammiragli, di cui 10 sono stati arrestati e 4 interrogati, a scrivere questa lettera di protesta. Questa lettera di protesta, che è stata considerata dalla magistratura sempre più fedele a Erdogan come un colpo di Stato
e quindi 10 sono stati arrestati, è stata immediatamente cessata l'erogazione della pensione, quindi dal giorno dopo non ricevono neanche più i soldi della pensione. E qui torniamo a dove siamo iniziati. Erdogan è un dittatore? Non lo so se è un dittatore, di sicuro è un autocrate e i poteri dello Stato non funzionano più in maniera molto regolare, perché capite che se una lettera di protesta scritta oltretutto da ammiragli in pensione viene considerata alla stregua di un colpo di Stato, c'è qualcosa che negli equilibri del paese non funziona. Ma io, secondo me, sulla questione Draghi è un dittatore, Erdogan è un dittatore o non è un dittatore, insomma, a me sembra abbastanza chiara, insomma, negli anni, non possiamo negarcelo, non ha dato grandi segni di essere un amante della democrazia. Io mi ricordo ancora, credo fosse l'estate, il giugno del 2019, quando c'erano le elezioni di Istanbul, che perse quelle elezioni e, non contento, decise di rindire nuovamente le elezioni e perse ancora di più, chiaramente, perché il malcontento alla fine cresce. Ma non è solo questo il problema sono le violenze su altre etnie, curdi e via discorrendo, e come dire, di episodi ce ne sono molteplici e ce ne sono sempre stati, credo, da quando c'è lui. Io però, non ho, se devo dire proprio la mia opinione, credo sia stato un po' azzardato da parte di Draghi dargli del dittatore. Ora, da un lato è vero che adesso c'è un po' la moda, no? E Biden con Putin, e forse era già Macron ad aver fatto qualcosa di analogo sempre con lo stesso Erdogan. Insomma, a me personalmente non pare una mossa brillante. Punto primo, perché si conosce chi c'è dall'altra parte, e una mossa così... Allora, diciamo che ci si trova davanti a un bivio, no? Qual è l'obiettivo tuo? Da un lato, in questo caso, c'era difendere la posizione dell'Europa con la questione della sedia, che anche lì, se vogliamo parlarne, però, vabbè. E dall'altro lato c'è difendiamo la democrazia e i diritti umani, perché io le trovo due questioni completamente diverse. E se tu ti fai un'uscita dicendo Draghi un dittatore nel momento in cui ha negato la sedia a un rappresentante europeo, quello lì, l'obiettivo di quella manovra lì è semplicemente sostegno all'Europa, perché altrimenti sarebbe un po', secondo me, ipocrita e, come dire, alla buon'ora il contrario, nel senso che cioè, te ne sei accorto adesso che Draghi, cioè che Erdogan è un dittatore, voglio dire, è da anni che si sa. Quindi, secondo me, da parte sua quella è stata una manovra un po' azzardata, perché appunto non ha nessuna utilità, non gli farà di certo cessare le sue attività dittatoriali, diciamo così, al contrario, ed è stata solamente, io credo, per solidarietà europea, ecco. Certo, è la verità, cioè, non possiamo negarcelo, però non possiamo neanche negarci che quelle parole dette così non hanno grande rilevanza in materia, e soprattutto sono dette da uno che, non possiamo negarcelo, sta seduto accanto a sostenitori e esplicitamente sostenitori di altri dittatori. Mi riferisco ai sostenitori di Orban, ai sostenitori di Putin, che stanno letteralmente seduti accanto a lui ormai. E poi c'è la questione spagnola, e noi dove eravamo quando c'era da difendere la democrazia e i diritti umani? Quindi, insomma, esatto, vedo nei commenti Maduro, insomma, diciamo che io la vedo come una mossa molto di sostegno europeo, che poi se ce ne fosse la necessità non lo so, però sotto quel punto di vista l'ho interpretato così, no? Come segnale europeo. D'altronde lui è molto legato all'Europa, insomma, anche per le cariche che ha ricoperto, e quindi... Come dire, questo era il senso, secondo me. Allora, Simona, poi, non credo abbiano avuto alcuna, a parte le ritorsioni, alcun miglioramento delle condizioni. Senza dubbio, Simona, quello che dice è vero. Diciamo che si parla sempre di realpolitik, perché alla fine gran parte del mondo, o comunque una buona parte, vive in condizioni di non libertà, o comunque di limitata libertà di quelle che sono le sue libertà politiche. Però non è che possiamo fingere che la Cina non esista, o che la Russia non esista, o che tutto il Medio Oriente non esista, e che con loro decidiamo di non avere più alcun tipo di rapporto.
Quindi vanno scisse sempre le responsabilità innanzitutto dei giornalisti, che hanno il dovere di dire come noi che Erdogan è un dittatore, da quelle dei politici, che comunque devono cercare di rispettare quella che è l'etichetta diplomatica e politica, per cercare comunque di avere dei rapporti quantomeno il più possibile ottimali con questi paesi, pur non sottacendo quelli che sono le limitazioni che guardano le libertà personali e politiche, che in Turchia sono fatto di ogni giorno. Secondo me però la mossa di Draghi ha anche un altro tipo di risvolto. Draghi era stato pochi giorni fa in Libia, e la Libia è uno dei grandi capitoli che sono aperti tra Italia e Turchia, perché in Turchia, sì, in Libia, ora come ora, sono presenti parecchie milizie trasportate lì appunto dalla Turchia, che combattevano in Siria, quindi milizie paramilitari che hanno aiutato il governo di Tripoli a difendersi dall'assalto, dall'attacco a Tripoli, dall'assedio che aveva svolto Haftar nei confronti di Tripoli. Quindi il fatto che si sia recato pochi giorni prima in Libia, abbia chiesto che la Libia sia liberata dalle milizie non libiche. E questo è un chiaro risvolto, è un chiaro segnale a Turchia e Russia in primis, che sono i due paesi che hanno delle truppe in Libia, dei mercenari in Libia, Wagner per quanto riguarda la Russia, appunto queste milizie siriane per quanto riguarda la Turchia. Quindi è un chiaro cambio di rotta anche da questo punto di vista rispetto al governo precedente. E Draghi, secondo me, ha uno statement diplomatico molto più atlantista rispetto ai governi Conte, soprattutto al primo, ma anche al secondo. È cambiato molto l'atteggiamento nei confronti di certi paesi, e penso che questa uscita nei confronti di Erdogan sia solo l'ultimo dei casi, insomma. È proprio cambiato, è virata la geopolitica italiana decisamente con il cambio del Presidente del Consiglio. Sì, diciamo che io fossi stata in lui, ora fa un po' ridere come cosa dire io fossi stata in lui, magari. Abbiamo questo Presidentessa sì, del Consiglio. Come no, con la sua carriera. Vabbè. Comunque, quell'ultima frase me la sarei risparmiata, appunto perché effettivamente quello che ha fatto in Libia, il messaggio già ce l'avevo e, come dire, non avrei rischiato di andare a danneggiare la condizione di qualcun altro, perché per quanto mi riguarda, se anche solo la condizione di una sola persona, che anche tu non conosci, magari l'ultima delle persone al mondo, viene a peggiorare a causa di quella frase detta, era una frase da non dire, perché di fatto non stai migliorando nulla. Quindi io avrei limitato a quello che ha fatto, perché alla fine sono i fatti che a volte danno il messaggio più delle cose, delle parole. Certo è che la stampa ha un ruolo diverso rispetto a un politico, e allora la stampa lì sì, deve chiaramente mettere nero su bianco le cose come stanno, con Erdogan, ma non solo, perché ripeto, facciamo accordi sotto banco e lodiamo e sosteniamo e siamo sostenuti anche economicamente, finanziariamente, da alcune persone che forse sono anche peggio di Erdogan. Ora, il male non si può dire più male, meno male, però comunque persone veramente altro che dittatori. Ti faccio una domanda, Simona. Se te adesso, prima eri Presidentessa del Consiglio, adesso se invece fossi Presidentessa degli Stati Uniti, al posto di Biden, quando il giornalista gli ha chiesto: secondo te Putin è un killer, cosa avresti risposto se fossi stato in lui? Oddio, che domanda difficile. Allora, sicuramente non avrei risposto direttamente, perché a persone come Putin, come Erdogan, come Orban, come insomma, sì, i nomi sono tanti alla fine, dare questi attacchi non provoca nulla di buono, al contrario appunto può avere ritorsioni su persone che non c'entrano assolutamente nulla. Chiaro è che non puoi neanche dire una bugia, cioè non puoi dirgli no, guardi, è proprio un sant'uomo. Si potrebbe dire però qualcosa tipo i fatti dicono quello che una persona è, e quindi uno si limita così, non rispondendo di fatto alla domanda, non dicendo dall'altro lato una bugia, che
ovviamente non avrebbe neanche senso, sarebbe anche abbastanza ridicolo dire il contrario, però appunto questi attacchi, che poi non sono attacchi perché cioè, è la verità, appunto basta, però vengono presi, percepiti come attacchi e appunto non portano nulla di buono. E oltretutto c'è anche il rischio che in patria loro venga rigirata la frittata, cioè ah guardate mi hanno vittimizzato gli altri, ma cosa se ne fregano gli altri di quello che faccio io in casa mia. E così si va ancora di più rafforzando il consenso, questo ovviamente di alcuni strati della popolazione, di alcune persone, però non è un effetto da sottovalutare, cioè secondo me chi ha così tanto potere deve scegliere con molta cura le parole che dice, appunto non può permettersi che la condizione di vita di anche solo una persona peggiori a causa di quella verità detta forse in maniera un po' troppo diretta. Senza dubbio il nazionalismo, come hai detto, cioè il fatto delle ingerenze esterne alimenta quello che è il nazionalismo, quindi per forza di cose poi Putin in questo caso può presentarsi davanti al suo elettorato come quello che difende la Russia dagli attacchi esterni, che è il solido rappresentante di quelle che riguarda le virtù russe nei confronti del decadente Occidente, quindi sicuramente possono essere utilizzate in questo tipo di ambito anche politico interno per accrescere o comunque cementare il consenso elettorale. Sicuramente la realpolitik, o comunque la geopolitica, o comunque tutte le regole di etichetta politica hanno sempre un senso e vanno valutati. Ovviamente è sempre un trade-off, come in tutte le cose anche in economia, quindi bisogna cercare sempre di pesare anche quelle che sono le parole o comunque i gesti che vengono compiuti nei confronti degli altri paesi. Bene Simone, io direi che abbiamo intrattenuto chi ha avuto la pazienza di ascoltarci per oltre 46 minuti e direi che possiamo chiudere qua. Quindi non so cosa ne pensi Simona. Perfetto. Vedo che eri sbucato qui. Umberto. Esatto, ero qua sotto a darvi una mano e quindi niente, io direi c'è che possiamo... Strano. Sì, perché ero in chiamata nel frattempo, perché qua siamo sempre al lavoro e non ci veniamo mai, come vedete. Siamo proprio una redazione al 100%, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tra l'altro vi vorrei soltanto dire che faremo tante belle cose fra qualche giorno, quindi ci saranno un po' di cambiamenti ancora, come se non avete già visti, perché appunto ci stiamo... Insomma, stiamo migliorando, ecco, io non vi spoilerò null'altro, ecco, qualcuno dice un ve secolo alla volta e ovunque, esatto, mi prenderò una pausa prima di avere un infarto, un collasso neuronale. Ok. Peggio okay. Dei dipendenti di Amazon. Sì, esatto, sono l'opposto di un dipendente pubblico, potrei quasi dire. Attento al politically correct, Umberto. Vabbè, non mi interessa. Ok. Sì, magari stasera siamo andati un po' più brevi, ragazzi, di solito facciamo un'ora, questa sera abbiamo fatto 48 minuti, considerate che non abbiamo fatto neanche il pre-live, quindi in verità siamo stati sugli stessi tempi. Fate conto che comunque, ecco, le notizie oggi non erano tantissime, quindi abbiamo fatto un po' di recupero su quello che non abbiamo trattato e poi siamo andati sulle specifiche. Io vi saluterei, signori. È stato un piacere, come al solito. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao.